Ma innanzitutto il governo ha avuto, la Presidente Meloni in questo è stata molto accorta, perché attraverso l'introduzione della preventiva clausola della determinazione dei LEP è riuscita a garantire che questo tipo di autonomia porti i suoi benefici e non sia invece un'occasione di disparità o diseguaglianze tra le regioni, e questa è una clausola di salvaguardia in cui noi crediamo molto. Peraltro il mio partito, Forza Italia, il mio segretario nazionale Antonio Tajani, ha voluto ulteriormente porre un elemento di garanzia come l'osservatorio. Noi abbiamo come partito istituito un osservatorio di cui facciamo parte noi presidenti di regione di Forza Italia, ma di cui fanno parte anche tanti sindaci e amministratori, che monitora azione per azione proprio il buon fine di questa autonomia differenziata, che davvero deve migliorare il nostro paese tenendolo unito, ma migliorando l'efficienza della pubblica amministrazione. Ed oggi noi abbiamo ottenuto di partire da queste materie, appunto, che non sono determinate dai LEP, e tra queste la protezione civile. La protezione civile credo che sia la prova anche più concreta di come l'autonomia possa essere davvero una buona cosa. Lo dico come presidente di una regione che quest'anno celebra, se questo può essere un termine corretto, ricorda meglio, i 30 anni da un'alluvione che nel 1994 aveva creato morte e distruzione nella mia regione. Avere l'autonomia differenziata sulla protezione civile vuol dire che un presidente di regione potrà, laddove esistono evidentemente i requisiti, dichiarare lo stato di calamità naturale nella propria regione, cosa che oggi non può fare. Oggi lo stato di calamità naturale lo dichiara il governo nazionale dopo che sono passate settimane, dopo che sono passate mesi, e tutto questo ritarda la macchina non del pronto intervento, perché questa è garantita, ma quella del sostegno economico, dei risarcimenti, degli indennizzi. Ecco, tutto questo potrebbe essere superato, perché se la calamità naturale è circoscritta a una regione, con l'autonomia differenziata il presidente di regione, ripeto, con i requisiti previsti dalla legge, potrà dichiarare lo stato di calamità naturale ed avviare questi procedimenti. È una misura molto concreta, molto chiara e anche di facile intuizione per tutti i cittadini, ed è il motivo per cui, anche leggendo le osservazioni che il ministro Musumeci aveva fatto, si è deciso di partire da questo strumento, anche proprio per dimostrare concretamente che può trattarsi di una buona cosa per il nostro Paese.